Abbiamo iniziato per Grazi. Ciao Monica. 5. Ciao. 4. 3. 2. 1. Dimmi come la vedi. La vedo vestita di verde, un vestito estivo, con un cappello sempre verde a tesa larga, dentro un giardino. Una casa bella, una villa, un giardino pieno di fiori. Dà l'autorizzazione? Sì, vedo che si cala un po' il cappello perché c'è un fortissimo sole. Eh sì, mi dà l'autorizzazione, sorridendo. Cos'è questa, una vita precedente? Sì, esattamente. Qual è la causa esoterica del mostrarci questa vita nel verde? Dunque, mi fa vedere questa ragazza, tipo figlia di un chimico, qualcosa del genere. Lei è di Londra e vedo che il padre si era appassionato dei fiori di Bach e vedo che tutto intorno alla loro casa c'è proprio un ampio appezzamento con varie tipologie di fiori ed era come se il padre volesse in qualche modo integrare, portare avanti questo studio dei fiori. Come si chiama Grazi in questa vita? Kate. Ok, è quasi Grace, come la chiamano in questa. Sì, suona simile. Vibrazione di Grace, Grazi. 58 miliardi. Consapevolezza. 156%. Anima. 62%. Vite precedenti. 1899. Cervello. 8.3. Interferenze eteriche. Me le mostra complessivamente, sia quelle del presente che quelle del passato. Pertanto quello che io vedo è in primo piano una grande mantide, dietro un fenicottero, quindi siamo ancora negli insettoidi, e poi mi fa vedere un leone e mi fa vedere diciamo un cobra, sì, un cobra. EDL. Ne vedo due. Mentali. Io ne vedo due. E ne vedo due. Allora, io questa qui la vedo, che è questa che si chiama calcare. Come se fosse rimasto un residuo. Una sorta di incrostazione di un qualcosa del passato. Lo vedo che c'è stato un lavoro sopra, è molto anche di testa, molto psicologico. È come se a livello animico qualche piccolo residuo ci fosse ancora. Che livello è? Che numero è? Allora, per me attualmente è 3, vedo che ci sono stati dei momenti in cui era 5 e mi fa vedere anche 6. Ora è scesa molto, si è proprio sempre di più contratta.
ed è rimasta come solo una piccola sabbiolina, neanche più il calcare spesso. Un residuo. In cosa incide? Non ho capito questa entità mentale, cioè cosa fa? Ok, È come se ostacola, incrosta, ma cosa? dovesse essere fatta una pulizia. Allora c'è stata una pulizia a livello psicologico, e quella che lei potrebbe definire, tra virgolette, karmica, ok? Ma è come se non ci fosse stata una pulizia più profonda che può avvenire oggi, che è il completamento della pulizia. Cioè la pulizia è già avvenuta, ma va effettuato il completamento, che avviene oggi, con questa sessione. La Vedo come seconda? se ogni tanto si affacciasse qualcosa, qualche ricordo, e lei poi subito corregge quel ricordo. E dice: ok, ma ci abbiamo lavorato sopra, adesso abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Se lo corregge da sola, però c'è ancora quel momento in cui si affaccia, e a volte è come se provasse, anche solo per un istante, quel senso di disperazione e di tristezza di quando questa situazione qua, legata al padre, era presente. La Ok, la seconda. seconda. Vai. Allora, la vedo di livello 2 e me la chiama sugo e mi fa vedere proprio questo sugo che ribolle, con tutte queste sue bolle. E me lo fa vedere proprio come un eccesso, diciamo così, di parole, in questo suo bollire, ok? Come questo suono, questo rumore del sugo che bolle. Po, 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 po. Ma è molto innocuo, livello 2. Ok, ah, okay. Impianti. Allora, io vedo solamente una placca, diciamo grosso modo addominale, una placca larga che va più o meno dall'ombelico alle clavicole. Vedo che questa è stata utilizzata più volte nel passato per effettuargli delle abduction. Attualmente c'è ancora, ma è praticamente inutilizzata perché si sono diradate moltissimo queste abduction. Quante sono adesso? Sporadiche. Sporadiche e molto inefficaci. Diciamo che allora, il suo cambiamento, la sua trasformazione è stata nell'arco degli ultimi 30 anni. Prima di questi 30 anni erano molto frequenti, poi mano a mano in questi ultimi 30 anni sono andati sempre di più diradando. E adesso è proprio una cosa che può avvenire una ogni 6 mesi. Ma l'impianto c'è ancora. Poi? No, io non vedo altro. Nome del progetto di Grazi. Mi viene ossobuco. Perché? Mi fa vedere questo ossobuco che sta lì a cuocere dentro quel sugo che abbiamo visto. Non so, Grazie sta ridendo, mi sa che è il suo piatto preferito, quello che preferisce cucinare. Anche i sughi, sta ridendo sui sughi. Acipicchia, non è facile, perché mi fa vedere specialmente lo spessore di questo ossobuco, che è molto grosso. È come se la volontà di questo progetto fosse proprio quella di creare uno strato, diciamo così, di isolamento rispetto al resto del mondo. In questo isolamento,
chiusa all'interno proprio della pentola, no? L'osso buco che è già isolamento più chiusa dal coperchio della pentola, creare, diciamo così, come una dissociazione, un distaccamento rispetto alla realtà. Questo era come il progetto originario. In verità vedo che Grazie si è opposta molto, molto fortemente a tutto questo, nell'arco di tutta la sua vita, ma specialmente negli ultimi 30 anni, riuscendo a far sì che questo osso buco rimanesse da solo. Mentre all'inizio mi fa vedere tanti ossi buchi, ne è rimasto uno solo. Varie interferenze e vari episodi della vita miravano a questo, ok? Al suo isolamento, alla sua non buona comunicazione con l'esterno, alla sua non realizzazione, ma lei si è opposta. Va bene, nome della PS. Giglio. Della PE. Verbena, Verbein, aspetta un attimo, perché me lo dà come un fiore di Bach, Verbein. Ok, Verbena. Va bene. Anni fa, lei che calcola tutto, ragiona su tutto, istintivamente si iscrive a un costoso corso di training antogeno di ben 3 giorni e da lì inizia il suo percorso di consapevolezza. Causa esoterica. La sua PS, la sua PE o delle interferenze? La coesione tra PS e PE mi fanno vedere questo pentolone in cui si cuoceva questa grande quantità di osso buco e avevano deciso di ridurla, avevano deciso di stravolgere la sua vita, iniziare proprio questo percorso trasformativo. Cioè le vedo proprio unite, le vedo mano nella mano, la PS e la PE. Che la spingono a fare questa azione per lei fuori proprio dai suoi schemi. Ok. Ah, mi usa come, sai, un gioco di parole, mi dice, eri in uno stato di grazia. Era interferito il corso e insegnante, insegnanti? Parzialmente sì. Anche e soprattutto vedo più interferito dai partecipanti, vedo proprio che arrivavano col loro carico di interferenze, me le fanno vedere proprio con dei sacchi pesanti sulle spalle e venivano lì a rovesciare questi sacchi pesanti all'interno di questi spazi comuni, no? Di quest'aula, vedo. Quali interferenze ha portato, se ci sono, nell'attuale situazione di Grazie questo corso? No, nessuna. Nessuna perché comunque lei lì in quel momento, grazie all'intervento della PS e della PE, ha saputo cogliere quello che le serviva per la sua trasformazione. Ed è da lì che invece è iniziato un processo di pulizia. A quanto vibrava prima del corso? Tipo il giorno prima? Allora, il giorno prima lei era già su, Già l'aveva Allora, 16 miliardi. Quando poco prima di decidere e di avere questa informazione, c'è un corso di training autogeno. Tanta mente che la teneva, vedo, a 5 miliardi, 10 miliardi, massimo 12 miliardi. Subito dopo il corso? Lì ha avuto un picco, proprio perché gli si sono aperte delle porte, ha iniziato a comprendere tantissimo e quindi vedo che a un certo punto è schizzata anche a 81 miliardi. Però è come se fosse stata così un picco e poi mano a mano di nuovo è andata a scendere, perché non era ancora pronta a integrare tutti questi contenuti. Del tipo che valore medio? Allora, quindi era 16 miliardi il giorno prima, è schizzata a 81 miliardi e poi da lì vedo che ha fatto diversi su e giù, anche perché diciamo che questo ha fatto sì che lei potesse venire a confrontarsi con se stessa, quindi c'erano dei momenti di maggiore difficoltà, scendeva giù, torno, vedo, andava giù anche, a volte è andata giù ai 3 miliardi, perché giustamente lei doveva scavare dentro l'ombra, ok, l'ha fatto.
poi risaliva su, vedo 60 miliardi, eccetera, fino a che io vedo ultimamente, poi abbastanza stabile, dai 30 miliardi in su. Va bene, due sogni. Intanto, mentre vediamo i sogni, apriamo già il portale Aureo e chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Grazie. È lei però stata anticipata già da due suoi parenti, quindi vediamo se se ne presentano tanti o pochi. Adesso il numero che mi viene è 6. Ok. Primo sogno sogna le amiche decedute ed è come se fossero proprio lì con lei. E intanto le chiamiamo. Avvengono ridendo, allegre proprio. Cioè, è come se fosse una festa questo momento di incontro. E vedo che le portano dei fiori che sono tra il bianco e il verde. Allora, mi fa vedere una che porta delle calle e le altre non so che fiore sia. Da sotto, dallo stelo verde, una parte del fiore è verde e poi diventa bianco per il resto. E le portano a Ok. lei. Causa esoterica di questo sogno. Interferenze, le amiche stesse. Questo giorno le amiche si sono fatte vedere per essere chiamate nel portale Aureo oggi. Può essere. Non sono parenti. Ma dunque, io vedo che lei si era connessa con l'amica che è morta in maniera improvvisa. Inconsapevolmente lei aveva creato questo legame dove aveva in qualche modo avvertito che questa persona si stava staccando. E vedo che nel momento in cui lei ha sognato entrambe e poi si è anche un po' mescolata quasi ad una paura, dicendo vabbè, anche il dubbio quasi che fosse lei stessa morta, è come un ristabilire, diciamo così, un cerchio di amicizia, vedo. Come un'amicizia oltre la morte, mi dicono. Come un volerla far partecipe all'interno di questo sogno, come se fossero di nuovo tutte nella stessa dimensione. Per questo che oggi si presentano così, in maniera così festosa e gioiosa. Quanti parenti si presentano al portale? Io dico, ho visto questo numero, 6. Può essere. Messaggio di quella che è scomparsa prima. Mi fa vedere come se fossero accomunate da questi fiori, il tuo amore per i fiori e il mio amore per i fiori, anche se magari in maniera diversa, perché quella di Grazie è proprio più di tipo terapeutico, come se invece per quest'altra ragazza fosse più nella contemplazione della bellezza, del fiore, del profumo del fiore. E l'altra? L'altra non so perché mi si mostra come più matura, più grande. Più posata, chiamiamola così, no? Perché mi mostrano come una vita precedente, mi fanno vedere loro tre che erano tre insegnanti all'interno di una scuola e loro avevano un po' delle idee controtendenza rispetto a questa scuola che era un po' rigida e mi fa vedere che questa amica di cui stiamo parlando adesso, l'altra, non quella scomparsa improvvisamente, era quella un po' più grande, che le coordinava, che dava un po' l'input a questo. Vedo proprio la loro capacità di far crescere in maniera amorevole e intelligente dei bambini, fuori dagli schemi, dai tabù dell'epoca. Sanno cos'è il portale Aureo, da qui dove si trovano?
Mi sembra di sì, perché guardano proprio nella direzione del portale aureo. E vedo che stendono le braccia verso il portale aureo. Va bene. Hanno lasciato il loro messaggio a grazie, li salutiamo quindi. Dimmi, boh, cosa fanno? Quella che io vedo come più piccola, almeno qua mi si presenta come più piccola, che è quella morta improvvisamente, vedo che proprio le vola letteralmente fra le braccia. Sì. A lei, perché? E, è un abbraccio appassionato, non so come dire, gioioso, felice di poterla toccare. Vedo che le vola il collo. Salutiamo entrambe, è arrivato il giusto momento di mettersi, di entrare nel portale aureo. L'altra è più composta e da lontano le manda un bacio. Va bene, secondo sogno, paesaggio rosso desertico, c'è lei, sua sorella, e c'è lei, sua madre, sua sorella, e lei scopre di avere gli occhi a rettile, come quelli di un rettile. Cosa succede? Ma lì io lo vedo come una traccia di ricordo di un'abduction. Sia questo episodio, sia questo sogno qua, sia l'episodio che invece ha raccontato relativo al periodo della gravidanza. Nel periodo della gravidanza lei ha raccontato di sentirsi come in una stanza che diventava sempre più stretta, il che le ha dato una sensazione di ansia, di angoscia per diversi giorni. E entrambe le situazioni sono legate, allora, nel caso appunto della gravidanza, ad aver proprio sorpreso un'abduction e essersi sottratta, perché chiaramente questo poteva diventare molto pericoloso per il feto che lei aveva in grembo e lei ha avuto proprio la forza di evitare questo. Perché vedo che potevano esserci delle complicazioni nel parto e addirittura poi proprio nel feto, nel momento in cui nasceva. Quindi lei ha fatto veramente un'azione forte, grandiosa. E per quanto riguarda questo sogno fatto, lei ha proprio ricordato quello che poteva insomma ricordare di questa abduction. Quindi vedo proprio che la zona in cui l'avevano portata, è vero, era un terreno, un territorio di color bruno-rossastro. Marte. Certo, sì, tipo quello, esatto, per noi quello fosse Marte, ma non è Marte, ma è così. E vedo appunto che gli organizzatori di questa abduction erano sia le mantidi che però lei non ha riconosciuto, in quanto erano più sotto forma umana, e invece ha potuto riconoscere i rettili dagli occhi. Che è più Ma in semplice. particolare, sì, esatto. Ed è come se lei, per ricordarsi di questi rettili, se li fosse innestati lei, ma è semplicemente un ricordo. Ok, chiamiamo al cinema tutti, dimmi. Vedo che loro sono molto interessati a comprendere questo percorso che lei ha avuto di trasformazione, di evoluzione. Come se lei fosse riuscita a creare allora è partita da un filo, semplice, solo un filo era, e poi mano a mano ha inserito una perla dopo l'altra dentro questo filo. E loro erano interessati a capire in che modo lei riuscisse ad inserire questa perla una dopo l'altra, perché mi fanno vedere molto interessati alla sua anima, che prende questi tipi di decisioni proprio grazie a quello che è il motore animico, alla spinta animica. E vedo proprio con questa placca, che è molto attiva in zona petto e cuore, è come se loro volessero rilevare le sue emozioni e le sue intuizioni. Non so, Ok. questo. Problemi fisici, dolore allo sterno, Assolutamente questo impianto. asma,
Allora, io lo collego alla pressione che si crea attraverso questo impianto che blocca un po' il respiro, che lo rende un po', affannoso. Difficoltoso. Sì. Basta, solo questo. A me lo fa vedere questa sabbiolina di calcare. Che è come se lei l'avesse messa giù in gola e mi fa vedere come in qualche modo questa sabbiolina di calcare potesse in qualche modo interferire le vie respiratorie quando si va ad attaccare alle vie respiratorie. Ok. Mal di testa cervicali. Qui però non vedo una causa di tipo esoterico. Vedo una necessità di un aggiustamento posturale. Senso? Dunque, di correggere mi fa vedere alcune cose che riguardano la camminata, come posizione i piedi. Correggere qualcosa relativo al bacino. Quindi vedo interessante e utile l'andare appunto da un osteopata che le fa una sorta di registrazione ossea che vedo che le passerà. Allora, dopo un po' potrebbe ritornarle questo male alla cervicale, però nel momento in cui le fa queste manipolazioni migliorano proprio grandemente, decisamente. Ok, vediamo la causa esoterica adesso, Monica, dell'allucinazione della seconda gravidanza. Sì, io l'ho proprio vista legata a un'abduction. Avevano tentato di fare questa abduction per poter intervenire sia sulla gravidanza che sul feto. In che modo? Ma in quel caso, allora, quello che mi mostra è che avevano, allora, tentato di inserirla all'interno, di, come si chiama, questa specie di, capsula, in cui Tubo. vengono infilate le persone, sì, anche a volte per fare delle analisi, degli esami, no? Cosa contiene la capsula? Allora, qua in questo caso mi fa vedere una sorta di liquido verde a contrasto, mostra liquido verde di contrasto, che è come se fosse però l'involucro della capsula. È una tecnologia un po' diversa dalla nostra, nel senso che non viene iniettato un liquido, ma attraverso questo specie di liquido verde che ricopre la capsula, riescono, diciamo così, a vedere l'interno. Quindi D'accordo. all'interno dell'utero, sì. Per Chi è a base di questo progetto? come lo vedo io, la mantide, però vedo anche qua appunto i rettiliani. Presenti. Mi fa vedere Zeus sopra. Mi fa vedere AD7, come se fosse una popolazione vicino all'Ira AD7. AD7. Alla costellazione della lira. Sì. Ok, dolore allo sterno. Sì, questo impianto di cui abbiamo parlato, questa placca grande. Asma, che lei cura con i fiori, adesso li trattiamo. Sì, l'asma è legato sia all'impianto che a questo pulviscolo, chiamiamolo così, di calcare, che è rimasto così, Calca. sì, come una polvere sottile sui polmoni. Cervicali e mal di testa. Sì, li abbiamo visti prima. Io ho detto che secondo me è più un aggiustamento posturale che servirebbe in questo caso. Mi fa vedere a volte che ha quasi la nausea. Me la fa percepire questa nausea. A proposito di cosa? Della cervicale, che sconfina appunto nella nausea. Va bene. Chiamiamo al cinema tutti i suoi parenti.
L'abbiamo visto velocemente prima, ma non so se poi l'abbiamo fatto. Le mie sorelle ci sono. Il nipote, nipote o figlio? Figlio. Figlio, due figli. Figlio. Vedo specialmente un figlio. Vedo che c'è un gran senso di orgoglio in questa famiglia, come se si fossero tutti quanti coalizzati fortemente e tutti quanti credono fortemente in un'evoluzione. Allora, in ciascuno magari trova un proprio modo di esprimersi, però vedo che c'è questo filo conduttore, che è proprio la voglia di andare a sondare altri piani dell'esistenza e la voglia proprio anche di fare scambi fra di loro, perché ciascuna magari sonda degli aspetti diversi di altri piani di esistenza e c'è la voglia di confrontarsi. Io lo vedo molto bello questo cinema. Qualcuno è rimasto fuori. Mi dice È vicini voluto di casa, rimanere fuori. vicini di casa. Va bene. I fiori? Fiori australiani, sì. Allora, lei mi ha fatto vedere questa vita precedente in cui lo studio che veniva approfondito era dei fiori di Bach, specialmente dal padre chimico. Però ho visto che in questa ragazza è come se Che Kate. Kate si creasse un maggior interesse ad ampliare lo spettro dei fiori. Infatti mi fa vedere che prende il numero 38-39 tra le mani e mi fa vedere come apre. Lo apre quasi a ventaglio. E mi fa vedere come l'apertura delle mani aumenta sempre di più, e tra l'altro nella sua apertura delle mani è come se di nuovo mi disegnasse un fiore, tipo un fiore di loto. E mi fa vedere quindi l'interesse che questa ragazza ha poi sviluppato durante la vita, di andare a studiare altri tipi di fiori e quindi di rivolgersi anche verso altre tipologie non presenti in quel territorio. Vedo che lei ha iniziato con delle problematiche femminili specifiche. Mentre i fiori di Bach sono molto generici, lei ha iniziato a... Gli australiani, dici? E però in quel momento non erano australiani. Erano Bach. Sì, in quel momento erano Bach, lei ha iniziato a scoprirne degli altri. Che non, forse non potevano essere coltivati lì, aveva dei contatti con qualcun altro. Questa cosa non mi è chiarissima. Per approfondire delle problematiche femminili, mi fa vedere tipo i dolori mestruali e tutta quella che è la sintomatologia mestruale, anche come la depressione, l'umore instabile. Sta facendo dei grandi sì, ma non è, sono i primi che fa, ne ha fatti parecchi. Differenza, etericamente parlando, tra Bach e australiani. Adesso vabbè, vediamo un po' che non intervenga il mio mentale, perché Tu li qua è conosci, un i fiori? attimo. Eh sì. Diciamo che quello che vedo io etericamente è i fiori di Bach, come si chiama? Il bozzo, da dove poi nasce la farfalla. Il Baco, E quello che c'è intorno, come si chiama? Quello che racchiude? Baco, il Baco, non è il Baco da seta? Bozzolo, Il cocoon. bozzolo, bravo, bozzolo. Il bozzolo. Mi fa Al Baco è vedere. il verme, cioè l'ombre, sì, vabbè, insomma, l'insetto Baco da seta. Esatto. Il bozzolo o cocoon, o ok, è il. I fiori di Bach me li fa vedere come il bozzolo. Mi fa vedere i fiori australiani,
come la trasformazione, quindi comunque il bozzolo che contiene anche il baco, e i fiori australiani me li fa vedere come la farfalla. Ok, meglio o peggio Bach degli australiani? Dipende dal tipo di persona. Per alcune persone meglio Bach, per altre persone fiori australiani. Diciamo che mi vibrano più alti però i fiori australiani. Perché causa esoterica del fatto che Grazzi si trova perfettamente d'accordo ed in linea con gli australiani, avendo lei una vita passata in cui probabilmente non esistevano ancora, ma in cui risuonava con i fiori di Bach. C'è stata un'evoluzione, possiamo definirli evolutivi, dei Bach, gli australiani. Sì, Io non li esatto. Sì, conoscevo sì. neanche, la prima volta che ne sento parlare. Sì, evolutivi, proprio questo percorso del baco. Quindi all'inizio c'è questo baco dentro il bozzolo e quelli sono i fiori di Bach. Poi, nel momento della sua massima bellezza ed esplosione, abbiamo la farfalla e la farfalla sono proprio i fiori australiani. Quindi certamente un'evoluzione, ma mi fa vedere anche i due territori. L'Inghilterra e l'Australia, un po' come se fosse il passato e il futuro, anche se poi mi dà dei riferimenti molto pesanti anche rispetto all'Australia, perché in realtà l'Inghilterra ha, vedo questa mano lunga dell'Inghilterra sull'Australia, ok? Però vedo proprio le potenzialità nell'Australia di poter portare più luce. Non la vedo in Inghilterra questa cosa. Adesso mi fa vedere l'Australia luminosissima e invece mi fa vedere l'Inghilterra coperta da una nube un po' bassa, scura. Ma quando quest'oggi? O in Oggi, generale? però, sì, oggi più che mai, oggi per dire questo, in questi ultimi 20 anni, diciamo. Ma in qualche modo questa ragazza, questa Kate, già in quegli anni, cioè, era come se avesse anticipato tutto questo. Lei sentiva questo. Lei ha delle forti intuizioni con i fiori australiani. Perché? Sì. Sì, perché mi fa vedere proprio una grande familiarità. Che parte da questa vita, io questa vita la colloco 1800, non tanto dopo 1850, 1870, mi fa vedere poco contemporanea Bach, così, non tanto scostata da Mr. Bach. Quindi, questa è la vita in cui vedo che lei tratta i fiori da un punto di vista chimico e alchemico, ma vedo che già in altre vite precedenti lei aveva avuto a che fare con i fiori. Mi fa vedere, per esempio, una vita in cui lavora in una serra e quindi lei era proprio già capace di comunicare con le piante in generale, ma vedo che aveva una particolare sintonia con le piante da fiore. Mi fa vedere una vita tipo hawaiana, in cui ha queste ghiande fiorite, come se i fiori in realtà fossero un trait d'union di tante vite. E in questo momento, oddio, non so tra l'altro che cosa cavolo c'entri, magari mi aiutate voi, perché mi sta facendo vedere i dams in Australia. Chiediglielo perché. Allora, aspetta, che mi sta facendo Sotterranei dove vedere. succedono le cose brutte. Sì, mi fa vedere tanti bambini qui sotto. Tanti, 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 tantissimi bambini Quanti? lì sotto. Mi dice 10.000. Nati lì? Io dico la maggior parte sono nati lì, sì, senza vedere la luce. E gli altri?
portateli da molto piccoli. Ma venduti o rapiti? Bambini in situazioni anche orfani. In campi, vedo tipo dei... Ecco, vedi, mi fa vedere il collegamento tra l'America e l'Australia, in zone povere del Sud America, in cui i bambini, insomma, o non hanno genitori, hanno dei genitori molto assenti, vengono portati di là, anche molto piccoli, vedo. Molte donne lì dentro che partoriscono, nei pressi dei dams, e poi vengono messi lì dentro. Perché ti fa vedere tutto questo? Mi fa vedere i due strati dell'Australia, come mi volesse far vedere. Mi fa vedere un'immensa luce che mi collega sia ai fiori, sia a gran parte della popolazione che vedo che è in un momento di grande risveglio, e questa è la luce. E poi mi fa vedere il fitto buio di queste gabbie, in cui ci sono tanti di questi bambini. La maggior parte di loro ha gli occhi chiusi. Una cosa d'amblè, una cosa al volo, dalla posizione in cui sei tu, quando il mondo saprà di queste cose? Io dico a breve, a me sembra a breve, mi dà come data dicembre. Con che conseguenze psicologiche? Cioè, noi ne parliamo, siamo un Alcuni attimo già non ci preparati. crederanno. Ma mostreranno qualcosa? Sì, molti diranno che sono dei fake. Sì, io vedo che faranno proprio dei filmati. Dei filmati come quando vanno a liberare. Vedo un tipo delle pattuglie che scendono nei dance, vengono riprese queste scene. Vedo che gireranno sui social e che molti appunto li additeranno come dei fake. Di come andrà a finire la storia. Allora mi dice testimonianze. Ci saranno testimonianze chiave, come se a un certo punto ci fossero dei testimoni. Adesso mi stanno venendo i brividi. Ci saranno dei testimoni chiave, dei personaggi famosi che andranno a confermare questa narrazione dei fatti. Adulti però vedo, degli adulti. E come finirà? Il mondo cambia? Vedo Nicole Kidman. Allora se magna, mamma, quella di quando, quanto magna. Chissà cosa succederà, perché Nicole Kidman. Chiediglielo. Cosa vuol dire pentimento? Ma. Non quanti se ne è magnati la Nicola? Mi fa vedere lei, il padre. Sì, il padre famoso. Quanti ne ha magnati lei? Quanti ne ha sulla coscienza? Da lei mi dice io sono vegetariana. Quanti ne ha fatti fuori per essere così bella? Vedo proprio come tipo una strega spietata, proprio che si accanisce nello squartare. Quasi come se fosse anche una valvola di sfogo. Quasi come se in certi momenti lei non pensasse neanche più al fine, qual è il fine di tutto quell'atto, proprio il piacere nell'atto. Mentre per molti non è così. Molti quando devono tenere in mente il fine. Quando ufficialmente era sposata con un nanerottolo orribile, sono finiti mai a letto davvero? Lei è il nanerottolo che non sa Io vedo che lui ha altri recitare. Interessi. Mi sembra che lui abbia altri interessi. È gay. Per me sì. Non sa recitare, è gay, è nano, ne ha tutte, eppure tutte lì sono innamorate. Cioè, non c'è niente di male essere gay, però sposarsi con una donna, essere gay non è che sia molto figo.
bene. Dopo questa bella parentesi simpatica, Grazie, cosa vuole farci vedere? Una vita, al di là di Kate, un'altra vita parallela precedente. Che ci Ah, che faccia capire ridere. maggiormente il suo Ah, ok, no, perché me ne dava un'altra, tipo, Ma sai, vabbè, Paradise. vai, vai, anche quella. Mi ha dato proprio questa vita anche molto all'insegna del piacere. Pochi abitanti su quest'isola e vedo proprio lei che gode appieno dell'isola, dei frutti di quest'isola, dell'acqua, vedo tanti bagni. Tanta libertà, una vita proprio free, libera, mi dice senza condizionamenti sociali né familiari. Intanto lei annuisce, 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 e invece quella con ossobuco, quella che ci fa capire ossobuco, il senso di ossobuco. Allora, Ossobuco, lei mi ha portato tipo in una favela. Mi ha portato in una favela, mi ha fatto vedere queste baracche piccole, strette, e mi fa vedere come se effettivamente siano degli ossibuchi, nel senso che sono dei contesti di isolamento. Di isolamento, di sacrificio, di contenzione. Mi fa vedere lei da bambina proprio, vedo che trascina tipo nel fango una bambola e però anche in questa vita vedo che la bambina è completamente nuda, avrà tipo 3-4 anni, ma al collo ha i fiori. E vedo anche che ha disegnato sulla pancia della bambina, intorno all'ombelico, un fiore. Va bene, è l'ora di agire. Facciamole prima di andare al cluster, creare un ad eternum a forma del fiore che più le piace. Mi ha fatto sia una margherita, mi fa una gerbera. E Bene che ne fa poi più di uno. l'azalea. Bene. Grazie, è creatrice. Può fare tutti gli ad eternum fiore che vuole. È un vortice di fiori. Ne sceglie tutti di colori diversi. Bellissima. Ne può Si crea creare proprio una tromba miliardi. Ne d'aria di fiori. E può vedo che mi fa creare. andare questa tromba d'aria, me la sta portando in Australia. È sì, come un tornado di fiori, me lo sta facendo scorrere su tutto il territorio australiano. Come se lo volesse proprio ripulire alla radice. Vedo proprio che questo tornado di fiori risucchia al suo interno i misteri, i segreti, le brutture. E mentre i segreti e le brutture entrano dentro il tornado, fuori vengono sparsi tutti i fiori. Benissimo. Con questo tripudio di fiori andiamo al cluster. Grazie, molto generosa. La signora dei fiori può andare al cluster cavalcando un arcobaleno di fiori, no? Un fiume di fiori in piena. Allora, io vedo, sì, dimmi Dai, pure, dai, vai, dimmi, dimmi, dimmi. e che l'avatar non c'è più, è rimasta solo una poltroncina, non c'è neanche più la scrivania, neanche più il computer. E cluster prima dell'avatar? Chissà perché mi ha già portato lì. Allora, il cluster, ma lei ha già fatto pulizia?
Forse aveva fatto da sola questa pulizia. C'è ancora qualche contratto? Mi fa vedere qualche legnetto su una sabbia, poca roba, qualche residuo così, qualche legnetto. Benissimo, l'ha già fatto quindi. Però Secondo me l'ha già fatto. lei dice di sì dal video. Appunto. Ok, vagonata di fiori qua, ad Eternum qua, nel cluster, e sistemiamo anche l'avatar in poche mosse. È già fortemente indebolito, lo togliamo, qualcosa che non le serve più, l'ha creato lei, l'ha voluto lei, non è brutto e cattivo che vogliono le entità rettiliani, ma era una cosa che le serviva. Sì, c'è veramente poco da fare qua perché non c'era più l'avatar, non c'era più la scrivania, era rimasta solo questa poltroncina, neanche completa tra l'altro. Quindi è stato molto semplice inserirlo per lei nel portale definitivo. Vedo proprio che ha preso solo il dito indice, tac, col dito indice ha spostato la poltrona per inserirla nel portale definitivo e metterci di nuovo una, tipo una corona di fiori. Che è poi il suo ad eternum. Va bene, ad eternum come se non ci fosse un domani, ovunque nella sua casa, nel posto in cui lavora, se c'è, nel suo corpo emozionale, mentale, subliminale, fisico ed eterico. Ah, lei è leggerissima adesso, quasi rarefatta mi risulta. Il know-how, le istruzioni per creare questi ad eternum flower. Li lascia nel suo cinema, dove ci sono tutti quelli che ha invitato. Che carina, ha dato queste istruzioni, sai, in quelle carte riciclate in cui sono pressati all'interno i fiori? Così le ha date, le istruzioni sono scritte all'interno di questi fogli così, carta riciclata e fiori prestati. Scusa Monica, non mi ricordo, ma le amiche le abbiamo accompagnate, sì. Sì, Le due amiche, sì, certo. ok. Nuova vibrazione, che già non era uno scherzo, perché 58 è un fine sessione. Nuova vibrazione. 800 miliardi. Ah, bene. Nuova consapevolezza. 322%. Mazza. PSP. Buono, PS52%. Vite. 901. La vita di Kate c'è ancora. Sì. La vita, le altre vite che abbiamo visto? Paradise, per esempio. Paradise c'è, viene un pochino trasformata. Ho visto quella della bambina nelle favelas. Perché ce n'erano altre un po' simili, sempre così in Sud America. Mi fa vedere nell'altra in cui era un maschio così. Vedo che le ha accorpate in questa qui. Dove lei riesce in qualche modo ad avere un riscatto. Vedo che studia, incontra qualcuno che la fa studiare e riesce a uscire da queste favelas. Percentuale di cervello. Allora, io ti dico, il primo numero che mi viene, però mi fa un po' strano, 17. È tanto, eh? Cosa può fare con questo, con questa percentuale? Ulteriormente quello che sta già facendo, quindi avere queste iperconnessioni sottili sia con gli amici a distanza, vedo, sia di nuovo mettersi in sintonia con le piante, ma vedo che si può allargare il suo spettro non solamente ai fiori australiani, ma proprio alle terapie con le erbe medicinali. In particolar modo quelli effettivamente in cui vengono usate i fiori. Sì, come se si amplierà questo suo spettro.
e continuerà in queste sue spontanee intuizioni di conoscenza di capire, in base a un determinato disturbo problematica, quale fiore assegnare. Mi dice anche californiani, però, come se si potesse affacciare anche i fiori californiani. Quindi approfondire gli australiani. Affacciarsi ai californiani e in più anche la conoscenza fitoterapica. Messaggio finale di PSP a se stessa. Non ci poteva essere pulizia migliore. Mi fa vedere, adesso sinceramente non so come si chiami questa tecnica, in cui i fiori vengono messi a bagno, nell'acqua purissima. Vedo questi fiori che galleggiano in superficie e c'è questa acqua di sorgente. E non potevamo fare pulizia più profonda. E mi fa vedere Grazie che si immerge all'interno di questa pozza che proviene da acqua pura di sorgente e nuota in mezzo ai fiori. Benissimo. Vedo che c'è anche il papà che nuota con lei. I nomi di PS e di PE sono sempre gli stessi. Ma non è importante. Sì, però me le fa vedere come se fossero diventati la corolla. Corolla. Ecco, in questo momento lei me li presenta insieme e mi dice corolla. Corolla La con Dams dentro PSP. australiani, lei vuole fare qualcosa? Vuole lasciare un po' di ad aeternum lì dentro, lì sotto? Below? Allora, ha fatto questo lavoro prima con il tornado di fiori ed è già stato veramente un eccezionale lavoro. Però nel momento in cui faceva questo tornado, sentivo che mi trasmetteva il fatto che le sembrava di rimanere in superficie e di non andare giù. Quindi vedo adesso che è come se seminasse dei semi velocissimi, che hanno uno sviluppo velocissimo e che hanno delle radici in profondità. Me lo fa vedere così etericamente. Questi fiori che sviluppano delle radici in profondità e mi fa vedere i bambini che si aggrappano a queste radici per poter uscire in superficie. La Kidman dov'è? Io la vedo di colpo avvizzita, rinsecchita, col cappello crespo, tutta Lo così con schifoso le guance dell'ex fissate. marito? Il nanetto dell'ex marito? Oggi celebrato dal secondo film che... vabbè, non fa niente. Top Gun, bah. Ma io ho dei dubbi sul fatto che sia lui, ho dei dubbi sul fatto che esista ancora. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.